rispetto che abbiamo in confronto verso di voi, che mi permetto anche di fare qualche battuta e per sciogliere un po' l'attenzione, perché pure io sono molto emozionato, che sono degli eventi speciali, unici e non molto comuni. Allora è giusto che ci sia questa emozione, penso, di tutti. Carissimi Gabriele e Mariella, Dio ci ha convocato questa mattina intorno a questo altare per ringraziare con la celebrazione della Santa Messa insieme ai vostri figli, ai parenti, agli amici e a questa comunità per il 50° anniversario del vostro matrimonio. Vorrei dedicarvi questa riflessione dicendo che la felicità si impara con la vita. Il Vangelo delle Beatitudini che abbiamo ascoltato viene chiamato la carta della felicità. Questa carta proposta da Gesù è molto esigente, ma anche talmente umana che ci provoca tutti i giorni della vita. Se c'è un messaggio importante dato da Gesù ai suoi discepoli, è quello che abbiamo ascoltato. Prima della carta dei diritti e della libertà dell'uomo, c'è quella di Cristo, molto più universale, molto più umana, ma anche molto più esigente. Le Beatitudini è un testo che non parla di piacere e nemmeno di felicità, nel senso moderno del termine, ma promette la fedeltà di Dio al credente che ha scoperto la gioia di ascoltare, di servire, di fare pace, di perdonare, di sopportare la sofferenza perché lo ama. È un cammino di vita, di fede, in cui ci sono indietreggiamenti, tradimenti, capitopoli, sempre possibile, ma in cui ci sono anche scoperte, certezze, consolazioni. Il Padre ci vuole perfetti e attraverso Gesù ci ha espresso con parole umane ciò che conduce a questa perfezione. Una perfezione che nello stesso tempo è un cammino che conduce alla felicità umana, alla felicità di una coppia, perché è fatto di dimenticanza e di dono di sé, in un tale rispetto dall'altro che anche l'insulto o l'offesa possono rendere immutato l'amore offerto. E ciò che ci crede quando ci ha fede o quando ci si innamora a 20 anni, ma l'ideale delle beatitudini spesso non si accorda con il terribile quotidiano, perché per raggiungerlo occorrono tanti piccoli gesti, semplici ma ripetitivi, e ciò scoraggia. Nei 50 anni di vita insieme di Gabriele e di Mariella ci sono sicuramente state occasioni per rompere l'alleanza invece che consolidarla. Non sono necessariamente grossi avvenimenti, tristi o gioiosi, che sconvolgono la coppia. E spesso, quando uno dei coniugi scopre che l'uno, che l'uomo, la donna della sua vita non è priva di difetti, come invece avrebbe desiderato, o che ha dei modi di pensare e di fare diversi dai suoi, più o meno presto inizia nella coppia un gioco, ma semplice, del rispetto del sì dato ai piedi dell'altare, il gioco della fedeltà, una fedeltà non servile, non infantile, fatta di lotte, forse anche di timori e di errori, ma sempre alimentata da un amore che si è purificato lungo gli anni. 50 anni sono 18.250 giorni. Come avete fatto? Le coppie giovani, vedete quanti, moltiplicando questi 365 giorni per 50 anni, 18.250 giorni insieme, bellissimo.
facciamole un applauso. Sono molti anni e ogni beatitudine ha dovuto cercare più volte il suo posto nel quotidiano. Beato la moglie o il marito che ha ceduto in una discussione. Beato chi ha perdonato. Beato colui o colei che piangeva e che era consolato. Beato chi sapeva essere giusto, eccetera. La ricompensa umana avete già oggi, perché potete ancora appoggiarvi l'uno sull'altro con fiducia e serenità. Ciò che fate in questa celebrazione è riconoscere che questo percorso eccezionale prosegue e proseguirà al di là anche delle vostre attese umane. La fedeltà di Dio ci precede nel Regno e ciò che Egli ha legato sulla terra sarà legato eternamente. Quaggiù ci si esercita alla pace, alla gioia, all'amore, alla fedeltà, trovando già sufficiente guadagno a scegliere queste virtù, malgrado le rinunce che esigono. Ma Gesù ha affermato che nel regno del Padre la nostra gioia sarà perfetta. Saremo accolti come figli e figli di Dio e il nostro cuore assetato si intesenderà alla sorgente stessa dell'amore. Ma per adesso dobbiamo proseguire il nostro apprendistato. Beati puri di cuore perché verranno Dio. Per voi due, ecco, Gabriele e Mariella, possa essere così, ora e sempre, come per tutti i membri della famiglia e per tutti noi che ci uniamo alla vostra gioia. Prima di finire, penso che sia giusto, come stiamo ringraziando il Signore, ringraziare anche la Vergine Santissima, la Regina della Ritornata, che sicuramente ha camminato al vostro fianco e ha custodito il vostro matrimonio tutti questi anni, e le chiediamo di continuare a benedirlo. Sia lodato Gesù Cristo. Puoi prendere l'anello di Mariella e devo ripetere come... Sì? Sì? Mariella? Mariella, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gabriele, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
cuore.
Grazie.